quindi appunto abbiamo detto che avete fatto questo volo Sì, con gli questi. inglesi non si fidavano di questi trabeccoli. Certo. Noi abbiamo fatto da cavie e allora anche loro, insomma, Si sono sono preso andati, coraggio e voglia di hanno. coraggio, sì. Dopo questo giro invece ci aspettava il biplano, il biplanone AN2, che ha portato tutti, insomma, a gruppi per volta a fare un breve giro nei dintorni. Qui ci siamo resi conto proprio di quanto è vasta questa taiga, questa foresta boreale di conifere. E, è una notizia abbastanza recente, che ha battuto come estensione la foresta degli Amazzoni. Perché pare che questa foresta boreale, si estenda per 8 milioni di chilometri. Comprende sia il Nord America e sia la Siberia. E probabilmente ora si sta estendendo perché, se la tundra si riduce, la tundra è più fredda, probabilmente la taiga si estende. Probabilmente con il riscaldamento climatico, dici, quindi, queste piante possono crescere e Eh quindi aumenta di dimensione. sì. Certo. Vabbè, poi siamo tornati in albergo per la cena e qui c'è stato un episodio abbastanza umoristico perché a un certo punto sono arrivate nei piatti sono arrivate delle crocchette fritte probabilmente. Molto gonfie, tese, con un bell'aspetto dorato, e io ho avuto per un attimo l'intuizione che poteva nascondere un pericolo questa crocchetta, perché Paolo Rossi aveva già cominciato a spingere il coltello dentro, no? Ma non ho fatto in tempo perché questa crocchetta è quasi esplosa e ha schizzato grasso bollente dappertutto. Sui commensali, Ma cosa no? ci aveva detto? E c'era, probabilmente non so se c'era del pollo, insomma, e so che era bollente, era caldissima e c'era del grasso liquido che ha finito dappertutto, ecco. E da allora si sono tenuti a una certa distanza. Ah, ecco, poi dopo cena però avevamo il viaggio per andare a Leningrado. Quindi dopo cena siamo andati all'aeroporto di Borispol e alle 23 siamo decollati per Leningrado. Ecco, questa volta siamo saliti invece su un quadrireattore, probabilmente era l'Ilyushin 62, sempre lì con quattro motori in coda, due per parte. Ecco, so che questa volta ero vicino all'oblò e ho potuto seguire questo volo attraverso la Russia, dall'Ucraina prima e la Russia, seguendo in questa nottata serena tutti i vari centri abitati illuminati. E siamo arrivati all'aeroporto di Leningrado, all'aeroporto Pulkovo di Leningrado, siamo arrivati all'una e ci siamo trasferiti nel nostro albergo. Sovetskaya, stanza 466 A Leningrado. a Leningrado. E vabbè, ci siamo svegliati abbastanza fusi il giorno dopo qui abbiamo già capito che Leningrado era in una situazione diversa da quella di Kiev, perché la colazione era buffet. E so che i biscotti che ho mangiato li ho definiti del paleolitico, ecco. Erano Sì, piuttosto poco commestibili, ecco, diciamo. erano stati lì da parecchio tempo. E Leningrado ha dato proprio l'impressione di essere una città molto trascurata, quasi in declino, da diverse cose, poi ad esempio la condizione dei binari dei tram, che erano talmente dissestati che
noi passavamo il tempo per vedere questi tram che arrivavano, che da un momento all'altro sembrava che dovessero deragliare. Poi c'era stato anche raccomandato di non bere l'acqua di Leningrado, di assolutamente né in albergo e soprattutto fuori, bere eventualmente soltanto bottiglie di acqua sigillate. Perché si vede che la situazione dell'acquedotto non era delle migliori. Poi siamo ritornati all'aeroporto dove eravamo arrivati ieri, ma era piena notte, quindi non avevamo ancora visto niente, e invece lì abbiamo visitato in lungo e in largo questo aeroporto attivo, soprattutto le officine di manutenzione e di riparazione, dove sostituivano freni, motori, c'erano diversi aerei fermi per incidenti, uno era addirittura bruciato. Lì mi ricordo che mi hanno regalato, non so come, l'ho chiesto, c'erano molta attrezzatura lì esposta, ecco. Non so come, mi hanno regalato due cinture di sicurezza che io poi ho usato sui miei deltaplani a motore, insomma me la tiravo un po' perché queste cinture erano molto più funzionali, molto più leggere, mentre nei trike dell'epoca c'era la cinture di sicurezza automobilista. Certo, quindi, invece questo qui era proprio un prodotto aeronautico, fatto per l'aeronautica. Certo. Le usate parecchio, sì. Devono essere ancora da qualche parte. E anche loro erano molto, mi ricordo, erano molto fieri della torre di controllo, dove c'era un sistema appena montato, era un sistema automatico di controllo del traffico. Abbiamo pranzato nel ristorante dell'aeroporto e poi al ritorno abbiamo fatto una visita alla città. Beh, la città di Leningrado ha una lunga storia, è stata fondata all'inizio del 1700 da Pietro il Grande, dal nulla, che lì c'erano soltanto paludi, isolotti. Pietro il Grande era grande non solo di statura, ma anche per il suo regno, diciamo, che è durato molto. Era un despota illuminato, lui era molto appassionato dell'arte navale, aveva girato l'Europa, era al corrente dei sistemi di lavorazione degli arsenali e quindi ha fondato questa città dedicata proprio al dominio dei mari. Quindi lì c'è appunto il Museo Navale, che è anche l'arsenale, e poi è diventato anche l'istituto nautico. Diciamo. Sì, per la formazione del personale navigante. Sì. E abbiamo visto una piccola parte perché è immenso questo club, che è diventato un museo, che poi è un arsenale, appunto. Oltretutto, queste opere di architettura sono state opera soprattutto di architetti italiani, tra cui un certo Domenico Trezzini. Poi abbiamo visitato l'incrociatore Aurora. Anche lì è una lunga storia, perché lì è partita la cannonata che ha dato il via alla rivoluzione del 1917. Durata molto la visita a questa nave? Sì. Una nave che è partita da lì nel 1905 e ha attraversato tutto l'oceano Atlantico e Indiano per combattere nella battaglia di Tsushima contro i giapponesi,
la flotta russa è stata completamente distrutta. Sono rimaste solo 4 navi di questa battaglia, che è stata una vittoria clamorosa dei giapponesi. Medi. E questa nave è stata una delle due che è riuscita a ritornare lì a Leningrado. Alla base navale di partenza. Le altre invece sono arrivate a Vladivostok. E questa nave è stata poi restaurata nel tempo ed è diventato un museo. Era stata affondata durante la Seconda Guerra Mondiale, fondata dai tedeschi, poi riportata a galla, restaurata. Poi abbiamo visitato la fortezza di Pietro e Paolo, che fa parte sempre di questo complesso, questa fortezza di forma esagonale. E poi siamo scesi dal pullman prima di arrivare all'albergo, abbiamo fatto un lungo giro per Leningrado, e ho visto qui, abbiamo cercato di comprare qualcosa nei negozi dove c'era però pochissima merce esposta e quella poca è molto complicata comprarla. E in compenso invece ci venivano offerti orologi, decorazioni, copricapi militari da persone che capivano che noi eravamo dei visitatori. Ecco. I turisti. E quindi, insomma, questi oggetti da turisti. Sì, sì. Ora mi pare che Leningrado, che è diventata di nuovo San Pietroburgo, sia invece una città molto bella, molto visitata anche dagli stranieri. Anche perché è una città di interesse storico notevole, sì, quindi... Certamente, sì, 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 sì. Sì, mi ricordo che quel pomeriggio abbiamo cercato un ristorante senza riuscire a trovarlo. Ci siamo invece alla fine accontentati di una gelateria dove in effetti facevano dei gelati molto buoni. Ma la sera nel nostro albergo c'era un'orchestra che avrebbe dovuto anche lì fare un programma musica folkloristica, però era un livello bassissimo. Io so che me ne sono andato addirittura, l'ho scritto sotto un lampione. Ecco, il giorno seguente... Aspetta, domenica, aspetta, sì, finiamo.